Buonasera e bentrovati a Dossier Salute. Col dottor Alexander Kirienko, ortopedico, esperto in allungamento degli arti, parliamo del chiodo allungabile, un innovativo dispositivo per allungamento degli arti. Buonasera, dottor Alexander, buonasera. E bentrovato. Buonasera, grazie mille. Buonasera. Dottor Kirienko, cos'è il chiodo allungabile? E come funziona questa tecnica? Allora, chiodo allungabile è un sistema di allungamento diverso di quel classico allungamento che noi di solito facevamo e facciamo, ovviamente con fissatore esterno, metodica di Lizarra, ma il chiodo allungabile permette di fare un lavoro simile al fissatore esterno ma con principio diverso. Prima di tutto, cosa vuol dire chiodo? Perché non è il chiodo che si mette nel muro, ma un chiodo è un tubo che si mette di solito all'interno dell'osso, e normalmente i chiodi si utilizzano per l'osteosintesi delle fratture, che è nel femore, nella gamba o nell'omero. E in questo caso noi parliamo di un chiodo che è sempre un tubo che si mette all'interno dell'osso, ma dà possibilità di fare un allungamento, perché all'interno di questo chiodo è inserito un piccolo meccanismo, per dire come forse un orologio comandato dall'esterno, un meccanismo trasmesso tramite un campo magnetico molto piccolo destinato proprio a questo movimento all'interno del chiodo, e il chiodo esegue un progressivo allungamento applicando un magnete esterno, fa muovere questo micro orologio, si può dire, all'interno del chiodo, e l'allungamento avviene sempre con un ritmo di un millimetro al giorno all'interno dell'osso, che può essere femore, più vantaggioso lì, o all'interno della gamba. Dottor Kirienko, in quali casi si può utilizzare questo dispositivo? Allora, questo dispositivo, il chiodo allungabile, si utilizza ovviamente quando c'è una mancanza di lunghezza, come dire, discrepanza delle arti inferiori. Per esempio, un bambino che ha avuto una frattura da piccolo, poi cresciuto, una gamba o un femore rimasta più corta, e noi facendo questo intervento possiamo recuperare lunghezza dell'osso o una frattura che è guarita con accorciamento. Anche nell'adulto lo stesso procedimento può essere fatto. Molto più vantaggioso è l'utilizzo di chiodo nella malformazione congenita, quando c'è un accorciamento dell'arto anche di grande misura, di parecchi centimetri, applicando questo chiodo all'interno dell'osso riusciamo a recuperare lunghezza con una, diciamo, sempre il ritmo quello che desideriamo noi, di solito, come dicevo prima, un millimetro al giorno, o rallentando possiamo fare mezzo millimetro al giorno, e questo chiodo dà possibilità di fare allungamento. Un'altra indicazione: ci sono alcune persone che vogliono fare anche allungamento estetico, e un vantaggio di questo chiodo, applicandolo all'interno, non c'è grande fastidio e si riesce a allungare anche di una buona misura per proprio scopo estetico. Cosa comporta per il paziente rispetto alle metodiche classiche, e se è una procedura dolorosa? Si può dire che il confronto di metodiche classiche in questa procedura rispondo all'ultima parte della vostra sua domanda, che non è molto dolorosa, perché per fortuna non c'è una connessione dei fili o chiodi nel fissatore esterno con la pelle, con i muscoli, perché essendo all'interno il chiodo fa un allungamento progressivo con molto minor dolore, perché non c'è un disturbo per il paziente. Per quello, tornando alla prima parte della sua domanda, invece di svantaggi, questo chiodo ha solo vantaggi, perché è molto meno doloroso, meno fastidioso, non c'è un ingombro estetico. Ovviamente, purtroppo, ci sono anche piccoli svantaggi, nel senso che la difficoltà di mettere chiodo, perché può essere applicato solo nell'osso, diciamo, dritto, che ha un canale midollare molto largo, e per quel motivo si può dire che si applica maggiormente l'osso sano. Invece osso sclerotico, osso che magari ha subito infezioni, o quando ci sono deformità gravi, questo chiodo non può essere applicato. Dottor Kirienko, il post-operatorio,
Cosa comporta per il paziente questo tipo di intervento? In questo tipo di intervento, trattamento post-operatorio ovviamente deve essere sempre seguito dal medico, anzi dobbiamo dire ovviamente che il trattamento che è effettuato con questo chiodo non è così semplice, non può essere un'applicata di un, diciamo, ortopedico o di prime armi, perché se uno pensa che magari mettere un chiodo all'interno dell'osso semplice, proprio picchiando dentro e basta, come forse nella semplice frattura, invece negli allungamenti deve essere applicato con un esperto che già è esperto negli allungamenti in generale con fissatore esterno. Ci sono vari accorgimenti per applicare questa metodica. Tornando al discorso post-operatorio, comunque il paziente ovviamente deve essere sempre seguito da ortopedico, perché allungamento che inizia dopo 5 giorni deve essere controllato ogni volta con la visita medica e con radiografia, perché dobbiamo ottenere quel allungamento desiderato ogni 2 settimane, vuol dire 14 giorni, deve allungare 14 mm. La radiografia dimostra, prima di tutto, è avvenuto allungamento, secondo, deve vedere anche come si reagisce l'osso, deve vedere il callo osseo che cresce. Se questa crescita è rallentata, deve essere rallentato anche l'allungamento. Pazienti però in questo periodo, comunque, a parte di controlli post-operatori, deve fare medicazione, deve curare le ferite. Comunque le ferite per fortuna guariscono velocemente, dopo circa 2 settimane punti vengono tolti. La cosa molto importante è eseguire fisioterapia, perché deve muovere l'articolazione come l'anca, il ginocchio o la caviglia, e deve camminare. All'inizio deve usare sempre stampelle, quando è finito l'allungamento può utilizzare anche carico maggiore, può camminare anche senza stampelle. La fisioterapia ovviamente è la cosa fondamentale per ottenere un buon risultato, perché durante l'allungamento i muscoli vengono tirati moltissimo, i tendini sottoposti a grandissima trazione e le articolazioni vanno in contrattura, che prima si inizia la fisioterapia meglio è per ottenere un buon risultato e non avere complicanze durante il trattamento. E la tempistica di recupero più o meno per il paziente? Tempistica di recupero, come dicevo, bisogna calcolare tempi di allungamento. Se facciamo esempio l'accorciamento di un arto, un femore, 5 cm, facendo semplici calcoli, 1 mm al giorno, ci vogliono 50 giorni per allungare 5 cm. Dopodiché, ovviamente, il chiodo rimane in sede, dobbiamo aspettare che si forma questo callo osseo in distrazione, cioè un rigenerato osseo, che deve riempire tutto il gap che si è formato, questo spazio tra due manconi ossei. E dopodiché, finito l'allungamento, bisogna solo aspettare che si forma callo osseo, e invece il chiodo viene rimosso dopo circa un anno, quando è avvenuto completa consolidazione dell'osso. Grazie dottore. Grazie a voi, grazie mille.